Dal 23 al 29 febbraio 2016 alle ore 20 nella splendida cornice di Villa Piccolomini in via Aurelia Antica 164 a Roma debutta Kleist, un uomo inesprimibile. Quattro studi su Heinrich Kleist condotti dal regista Giorgio Barberio Corsetti con gli allievi del secondo e del terzo anno del corso di regia dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma. Risultato di un'ampia analisi dell'intera opera del poeta, il lavoro ha prodotto un percorso all'interno della villa fatto di tappe che mettono in scena diversi momenti della produzione kleistiana. Ognuno degli allievi infatti ha scelto ed elaborato una drammaturgia tratta da diversi testi, da Pentesilea, curato dall'allievo regista Carmelo Lu, al Principe di Homburg, curato dall'allievo regista Raffaele Bartoli, all'Epistolario, curato dall'allievo regista Lorenzo Collalti, alla Famiglia Schoffenstein, curata dall'allievo regista Mario Scandale. Vino, su, portate del vino, dobbiamo brindare! Kleist è un poeta e Pasolini pure, un grande poeta, e in due secoli diversi, con una, tutte e due con un demone che li inseguiva, con una voglia di vivere estrema dentro Pasolini e dentro Kleist invece un'incapacità di trovare un posto nella vita. Pasolini con questa desiderio di toccare i limiti e Kleist sempre in equilibrio sul limite, con l'incapacità di fermarsi in un posto, di vivere, di seguire il suo destino sociale, con questa necessità di scrivere, di trovare un riconoscimento attraverso la scrittura, cosa che non ha mai avuto nel caso di Kleist. Pasolini invece ha avuto successo e è stato condannato a morte dalla sua diversità e dalla sua eccentricità. Kleist voleva essere uguale agli altri, ma non poteva essere. Pasolini era diverso e per questo l'hanno fatto fuori e Kleist si è ammazzato perché non riusciva, non trovava un suo posto nel mondo che lo circondava. La scrittura furibonda, feroce, violenta, estrema di Kleist, piena di sospensione, di cadute, di stati altri, i suoi eroi svengono, soffrono di sonnambulismo, ci porta in una zona della coscienza che è quella che poi è diventata secolo successivo l'inconscio. Credo che sia ugualmente importante il lavoro di drammaturgia quanto il lavoro di regia successivo e ognuno di loro è responsabile, diciamo, delle scelte fatte. Dell'altro. Ricorderai la febbre che ti colse 2 anni or sono? Sì. Quando la guarigione ti fu vicina, Oista che mi mandò un vasetto di ananas in conserva. Giusto, tramite la moglie di un cavaliere. Ho fatto questa scelta per un motivo molto semplice, cioè dentro c'è la storia di Romeo e Giulietta ed è un'opera che mi sarebbe piaciuto mettere in scena prima o poi e quindi alla prima occasione non ho messo in scena Romeo e Giulietta ma un'opera che parte da Romeo e Giulietta, è una riscrittura di Kleist. La differenza sostanziale è che il racconto qui è più crudo, è più selvaggio, le famiglie sono ancora più tremende in qualche modo e non sono due famiglie ma sono lo stesso ramo di due famiglie. Sono cugini e i rispettivi cugini sono sposati con le sorellastre e quindi i due ragazzi sono cugini di secondo grado, qualcosa del genere, e tutto questo rende la cosa più complicata e qui i genitori uccidono i propri figli per sbaglio perché c'è uno scambio di vestiti, perché in Kleist c'è sempre il tema del doppio, loro si travestono dall'altro, quindi la ragazza da ragazzo e il ragazzo da ragazza, e quindi ogni genitore ucciderà il proprio figlio. Ci siamo rapportati naturalmente con gli altri ragazzi perché essendoci Corsetti che è il nostro supervisore, ogni riunione è stata fatta insieme, quindi è stato più che raccordarci, è stato in realtà lavorare insieme a un grande progetto. Poi ognuno di noi ovviamente ha preso la sua strada perché siamo diversi, abbiamo visioni diverse di come si fa questo, come si fanno gli spettacoli e tutto il resto, quindi
sì insieme, ma poi ognuno poi prende sempre il suo percorso. Io faccio parte dello spettacolo La famiglia Schroffenstein, con la regia di Mario Scandale, e faccio Gertrude, che è la madre della protagonista, che si chiama Agnes, in questa riscrittura del Romeo e Giulietta. È un personaggio molto divertente, dalle molte sfaccettature, e mi sono divertita molto a farlo. La ultima fuga a Praga, le tue lettere. Non ti capisco. Parli di suicidio, di rassegnazione. Ho sempre parlato non di questo. Non come ora. Forse perché prima avevo una speranza. Anch'io ce l'avevo. Sono addolorato nel procurarti una delusione. No, non mi importa di questo. Ho parlato con le tue sorelle, mi hanno detto della tua ultima visita a casa. Loro non capisco. Ma non parli più neanche con Ulrike. Ti ha seguito per tutta Europa. Ti ha salvato dai francesi, che altro doveva fare? Corsetti è molto bello perché sa essere molto vicino agli attori e aiutarli. E con Lorenzo altrettanto bene, in tutti i sensi, sia anche sotto un punto di vista umano, importante. Ma l'ho trovato molto vicino a me, quindi non è stato arduo centrarlo. E, quindi sì, un rapporto di vicinanza, di comprensione. Ora pensare che sono stare capito di un bambino. No, guarda, non posso chiacchierare. Devo recitare gli auguri, lasciami stare. Mi interessava il fatto che un autore appartenente al mondo militare, perché Kleist inizialmente era proprio militare, prima di diventare un drammaturgo, volesse affrontare una figura femminile così forte, presa addirittura dalla tradizione classica, dalla mitologia greca. E quindi l'ho presa un po' come una sfida, l'idea che un uomo romantico potesse affrontare non solo una donna, ma una donna che combatte, è una donna presa da un altro mondo. E quando abbiamo fatto i sopralluoghi qui a Villa Piccolomini, avevo già intenzione di utilizzare uno spazio molto stretto, proprio per andare contro all'idea di un campo di battaglia, perché in realtà tutte le battaglie in Pentesilea sono raccontate. E quindi, volendo favorire il racconto e il contatto con il pubblico, ho scelto infatti una stanza stretta, e quindi anche l'allestimento tiene conto di spazi un po' più cupi, che sicuramente hanno dei toni romantici come movimento proprio artistico. E Giorgio ci ha fatto veramente innamorare di Kleist, dell'autore, più che delle opere, ed è un punto di vista che difficilmente invece un regista riesce a cogliere, prima l'autore che il testo. E quindi siamo arrivati a un lavoro unico, di grande respiro a mio avviso, su un autore che invece spesso viene rappresentato in maniera forse fin troppo claustrofobica, ristretta e limitata. Io fare qualsiasi cosa in mio potere. Una cosa potresti fare? Qualsiasi. Unisciti con me nella morte. Cosa? Abbandoniamo insieme questa vita. Suppongo che in due sia meno doloroso. Ma sei impazzito? Ma questo costituirebbe un onore. Ma che onore sarebbe mai suicidarsi insieme? Mi dicevano che lo chiedessi a chiunque, ma adesso vedo che è vero. Capisco di come ti possa venire in mente di chiederlo persino a me. A me che ogni giorno cerco di trovare il modo per farti avere una qualche serenità. In questo spettacolo i miei colleghi hanno appunto deciso di concentrarsi su questi testi e serviva comunque una sorta di fil rouge per il pubblico, per cercare di collegare tutti gli spettacoli e cercare di comprendere anche tutta una poetica di un artista che comunque è rimasto incompreso per tantissimi anni e fino al Novecento gran parte della critica non ha assolutamente capito nel profondo quello che era il tormento di Kleist. E nelle lettere questo tormento viene fuori, secondo me, per quella che è la mia sensibilità, anche più forte delle sue stesse opere. E quindi per questo ho deciso di scegliere l'epistolario. La vita di Kleist è segnata da un continuo viaggio, diciamo, dopo la morte del padre lui
viene mandato in collegio e diventa un militare, senza rendersene conto. E raggiunta la maggiore età si rende conto che la sua vita lo deve portare altrove. Incomincia un viaggio che lo porta prima a Berlino, poi a Dresda, poi a Parigi e alla fine inizialmente doveva essere un viaggio per comprendere, riprendere gli studi e riuscire a colmare alcune lacune di cui questi anni passati al servizio militare, e in realtà è stato un viaggio che si è terminato soltanto, con la sua morte. E questo continuo viaggio probabilmente è testimoniato dal fatto che il tormento di Kleist e la sua tempesta emotiva era, diciamo, la tempesta di Kleist era interiore e non riusciva a, non c'era nessun posto su questo pianeta che potesse risolvere tutte le problematiche che lo affliggevano e che hanno poi dato vita alla sua opera. E quindi questo titolo, tratto da una delle frasi delle sue lettere, secondo me riassume proprio un'ansia sfrenata di Kleist nell'essere compreso, soprattutto in un desiderio di essere riconosciuto che fino all'ultimo lui avrà. Ma mi ascoltami, problema, ragazzi! È così che mi tratta! Guarda che se io voglio quel cavallo che ti ha portato al galoppo fino a qui, me lo leggo alla coda del mio e me lo porto dietro. Avanti, signori, marci! Trombettiere, la carica! Ecco qui il tuo posto. Questo no, colonnello! Per nessun motivo! Henning non ha ancora raggiunto il ring! Levali la spada! Principe, per cortesia consegni la spada. La spada? A me, ragazzo insolente che non conosce ancora i 10 comandamenti della marca, eccola qui la tua spada e anche il fodero! Principe, in nome di Dio, ciò che e osi ancora parlare! C'è stata una lunga fase di studio per l'adattamento e ovviamente abbiamo cercato di riunire in una unica mezz'ora molto intensa tutto il Principe di Homburg, che è una cosa impossibile. Abbiamo scelto insieme ai ragazzi in realtà un taglio che prediligesse l'ottica del principe, il fatto che lui si perda nei sogni e la visione distorta della realtà. E facendolo abbiamo capito che il principe può essere rappresentato in mezz'ora, ma che ha una profondità tale che si porta appresso, comunque si porta dietro un'eco molto molto più ampia, anche con solo la nostra mezz'ora. Il lavoro di Bellocchio nel particolare lavora molto sulla psicologia, forse freudiana, noi ci siamo dati più all'interpretazione libera. Maestro Corsetti mi ha mostrato una maniera di lavorare con gli attori molto libera, interattiva, attenta all'attore, e un rapporto con lo spazio, con le messe in scena molto, molto in ascolto, ecco, con quello che può dare l'attore, con quello che può dare lo spazio, col materiale che si trova. E Kleist mi ha affascinato e mi affascinerà in futuro farlo, perché penso proprio che me lo porterò appresso per qualche anno. A cui potessi averlo tolto? Era il guanto della principessa. Eh sì. E poi?